Blitz dei carabinieri di Catanzaro e Soverato che questa mattina hanno eseguito 15 misure cautelari nei confronti di altrettante persone ritenute appartenenti ad un sodalizio mafioso che farebbe capo alle famiglie di 'Ndrangheta dei Sia Procopio Tripodi e che opera nell'area ionica soveratese. Gli arrestati sono ritenuti tutti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, sequestro di persona, occultamento di cadavere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati vi sarebbero anche mandanti ed esecutori di un caso di lupara bianca avvenuto nel 2009 che avrebbe dato il via alla faida dei boschi. Un gruppo di disoccupati crotonesi, circa una trentina, si è riunito questa mattina nel piazzale davanti la casa comunale di Crotone per far sentire forte la propria voce e urlare un grido di disperazione per il lavoro che non c'è. I manifestanti, armati di tamburi, fischietti e anche alcuni petardi, hanno inscenato così un'accesa protesta all'indirizzo dell'amministrazione pubblica, che invece di ascoltare direttamente le istanze dei cittadini, si è letteralmente barricata all'interno del palazzo. Continua invece la protesta a Polistena dei lavoratori della Gival, che da mesi non ricevono lo stipendio. La Regione Calabria ha deliberato la disponibilità finanziaria per il completamento del Museo Nazionale di Reggio Calabria. Lo ha detto il presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti nel corso di una conferenza stampa tenuta a Palazzo San Giorgio, proprio per annunciare un finanziamento di 5 milioni utili per il completamento dell'opera. Riaprire la sala dei bronzi prima del completamento di tutto il museo è l'auspicio del sindaco di Reggio Arena. Il 29 maggio il ministro Fabrizio Barca, titolare del Dicastero della Coesione Sociale, sarà in città per illustrare un provvedimento del CIPE sul Museo Nazionale. Il deputato Pierluigi Castagnetti è stato a Reggio Calabria a partecipare all'iniziativa promossa dai circoli Aldo Moro nella provincia, in occasione dell'anniversario della morte dello stagista ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978. Moro, afferma il deputato Pierluigi Castagnetti, rimane nel ricordo degli italiani perché era un politico capace di visioni, aveva uno sguardo lungo nel futuro, in tempi, quelli che come oggi, erano molto difficili.